siamo al Milano Challenge con il maestro Dino Fuoco della Palestra Kama. Allora, come è andato, maestro, questa esperienza qua al Milano Challenge? Come sono andati i ragazzi? Ragazzi, finora sono andati bene, ci sono altri ragazzi che devono lottare. Andrea Fogà ha vinto sia la categoria che l'assoluto, un'altra ragazza ha vinto anche lei l'assoluto. E abbiamo due ragazzi che sono in semifinale, adesso lotteranno tra di loro, quindi abbiamo un'altra medaglia almeno d'argento e di bronzo. Ho visto molte ragazze della Kama che combattevano. Una. Allora sono stato impressionato. No, ce ne sono due o tre in realtà che combattono. Non oggi, ma in generale. Bene, allora la Kama non solo Brazilian Jiu-Jitsu, ma anche MMA, sport da combattimento. Tutti gli sport da combattimento, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, Muay Thai, box, poi facciamo allenamento funzionale, poi corsi di difesa personale, tutto quello che riguarda gli sport da combattimento comunque. Allora, ringraziamo il maestro Dino Fuoco e ricordiamo l'indirizzo della Palestra Kama. A Seregno, via Cesare Correnti, 37/A. Ok. Grazie a voi.